ragazzi, io sono Periscare Magnus, voglio presentare il mio nuovo film, si chiama Peli d'acciaio. Io sono il regista, ovviamente, l'attore principale, poi il ruolo secondario l'ho lasciato a François Léritard, ovviamente lui già l'abbiamo visto in Cucine Magiche 2 e 3. Ho preso lui, diciamo, lo scatto degli scatti, si sta specializzando in tardologia e mi è comunque piaciuto e allora l'ho chiamato e lui è subito accettato. L'antagonista è Bingo Bongo Joe, lui posso fare una grande affidabilità su di lui, grande attore. Poi ovviamente voglio ringraziare il cameraman Troyan Norse Win32. Il film è stato ispirato proprio dal suo grande pene, lui è un grosso pene, infatti l'abbiamo già visto in qualche film porno. E io voglio ringraziare tutti quanti, spero questo film vi piaccia e buona visione. Ma tu l'hai fatto? No, non l'ho fatta io. Aspetta, aspetta. Oh! Sta andando tutto in malora. L'amore, la vita, il sesso. Lo studio. Per non parlare di quel maledetto cane. Sta crepando di gastroenterite. Vincent! Che vuoi, Giorgi? Non vedi che sono occupato? Il cazzo ci ha fermato tutto! È rimasto solo questo! Porco di un razza di tardo! Non è colpa mia! Non sono riuscito a difendere il fortino! Per la spada nella roccia! Il fortino no! Ah, credevate di avermi fregato, brutti filibustieri! Oh no, gangster Phil! Ancora tu! Ah, potete giurarci su chi ha palle! Iniziamo la battaglia. Che canzone hai scelto? Adeste fottuta Fidelis. Ok, tornerò a battaglia finita. Entrerò nella dimensione dei tardi. Battere stupido. Scema caduto! Io combatterò con un pezzo che ho appena finito di scrivere. Peli d'acciaio. Adeste fideles, letti triunfanti, venite, venite, adoremus. Rispondi a questo. Che cazzo. So che cerchi nei miei pantaloni, dei grandi e grossi, stupidi maroni. Cosa metti quella mano? Potrei farti vedere i miei occhi. E così siamo arrivati qui. Voglio dirti che ho un grosso pene, pene, pene d'acciaio. Pene, pene, pene d'acciaio. Grande, grosso, pene d'acciaio. Grande, grosso, pene d'acciaio. Pene d'acciaio. Grande, grosso, pene d'acciaio. Hai vinto la battaglia, ma non la guerra. Preparati un pezzo migliore per la prossima volta, perché tornerò. Io sono il migliore. Addio! Questa volta è andata bene. Ma la battaglia contro il male non finisce mai. Tornerà un altro gangster film.
E sarà bene che noi, che voi, la prossima volta sarete pronti con un pene d'acciaio. Un grande e grosso pene, pene, pene d'acciaio, pene, pene, pene d'acciaio. Se avete qualche domanda da fare dopo il film qui in sala lo potete fare, se il film vi è piaciuto potete fare domande, prego, sì, prego, sì, prego, qui. Signore, prego. Salve, salve signore. Allora, signor Magnus, io sono per una. Sono corrispondente per una rivista francese, si chiama Le Pen, e le voglio chiedere, è tratto da una storia vera questo film o è una invenzione completamente? Assistente, getta la sigaretta, grazie. Grazie per la domanda. Io seguo molto la vostra rivista. Posso dirle che questo film è ispirato ad una storia vera. Un uomo una volta sfondò la vagina di una ragazza. Bene, dopo questo lei magari non si rende conto, però queste sono purtroppo disavventure per le ragazze. A me dispiace, e questa ragazza a un certo punto disse all'uomo: lei ha un gran grosso pene d'acciaio. Allora io, vedendo quel film e diciamo chiudendomi nel gabinetto, ho voluto farlo a modo mio. Grazie. Sì, un'altra domanda. Prego, prego. Sono Celestino Marella di Luci e Forme. Buonasera. Buonasera maestro, volevo chiederle, la fotografia del film sembra veramente eclettica. Chi è questo direttore della fotografia e si può dirci un po' quelle che sono le sue credenziali? Che... Beh, un giorno questa persona l'ho vista attaccare delle fotografie vicino alle pensiline. Mi è subito piaciuto, ho detto lui fa per il mio film, quindi l'ho contattato e credo che sia abbastanza professionale come persona. Grazie. Un'ultima domanda? Sì, l'ultima. Sono Gianpaolo Belli per la rivista Carini d'Italia. Volevo chiedere l'ultima cosa. Ci sono alcuni tagli nel film che sembrano fatti da... come se l'avesse fatti un tizio con una telecamera in mano che non sa come usarla. Tagli, risatine. Ci sa dire, questa è una, voglio dire, una sua licenza poetica o sono errori di montaggio? Beh, questa è una mia licenza poetica, ha detto bene lei. Per quanto riguarda questi montaggi, sì, sono fatti così, ma li ho voluti io così, Spero che a voi siano piaciuti, insomma, io credo nelle mie potenzialità. A proposito della vostra rivista Carini d'Italia, io mi permetto di dire che sono un carino d'Italia. Grazie. Okay. Grazie maestro. Buonasera, buonasera. Buonasera.